Ringrazio Padre Cialdi per tre motivi. Primo, perché ha accettato l'invito a venire domani a lanciare un messaggio di unità, di amore, un messaggio di speranza al popolo calabrese, a Paola. Domani sera ci sarà la processione dal mare del mantello sul quale Francesco ha attraversato lo stretto tra Messina e Reggio, e storicamente c'è un messaggio da lanciare. Ho chiesto ai frati, c'è stato Martinez, c'è stato quello di Roma, Riccardi e altri, mancava Chiara Rubic, ma era impegnata in paradiso, sta proprio impegnatissima adesso, e Maria Voce ha detto: io sto in Corea, però c'è padre Fabio che benissimo può rappresentare lo spirito e la spiritualità dei focolari. Secondo motivo è perché lui è un oblato di Maria Immacolata, e qui abbiamo una bella comunità di oblati a San Domenico, che devo dire è tra le più belle comunità religiose che io ho conosciuto, perché si dedicano a due cose in particolare: alla missione popolare, dove coinvolgono i laici, tantissimi giovani, e hanno dei centri di ascolto nelle scuole superiori, molto frequentati e molto richiesti, dove non solo gli alunni, ma i professori vanno a dialogare, a prendere, a confidarsi. Ed è uno dei privilegi, se voi pensate che da Roma in su nelle scuole non entrano vescovi, cardinali, prete, mi diceva il cardinale di Torino che lui nella visita pastorale non ha potuto visitare nessuna scuola se non una sola, dove la professoressa di religione l'aveva messo come esperto di religione e l'ha potuto chiamare come esperto e basta. E quando gli ho raccontato di queste cose lui è rimasto contento, quindi è anche un atto di ringraziamento agli oblati. Ecco l'altro padre Fabio che arriva in questo momento, oblato di Maria. Terzo motivo è perché io ero studente di teologia al Seraticum a Roma quando ho conosciuto i focolari attraverso il nostro padre spirituale Leon Betè, e c'era causa di beatificazione, è stata chiamata Chiara a testimoniare, me l'ha detto lei in uno degli incontri dei vescovi, e ha detto: sono stata chiamata a testimoniare, è un'anima bellissima, anche lui ha sofferto tanto. E poi abbiamo avuto tanti frati vicini, Peghetto, Amedeo Nazario e così via, quindi abbiamo potuto comprendere più da vicino questa spiritualità. Quando si attinge alla parola, le parole diventano significative. Se le parole non attingono alla parola, tipo per noi cristiani, allora diventano, o possono diventare, non significative, qualche volta addirittura dannose. Ecco perché parole che vanno alla vita, ma perché prendono dalla parola, è una sola, è Cristo. Allora, spezzare la parola, secondo me, è uno dei compiti più belli, ma anche più difficili, perché si rischia di... pensate a questo, in questo senso, quando ha detto padre Fabio, prima solo i protestanti avevano la parola, perché si aveva paura
della parola, ma secondo me paura proprio di poterla anche contaminare con le nostre interpretazioni, con le nostre superficialità, con il nostro modo di pensare e di vedere. Per cui abbiamo esagerato nel custodire la parola, dice il miglior modo per non custodire è non toccarla. E qui invece no. Ma io volevo mettere l'accento perché mi trovo tra focolarini, e l'ho detto in un altro incontro, e fortunatamente adesso mi ha dato conferma padre Fabio. La parola non si può, sì, si può anche ascoltarla, meditarla, pregarla da soli, ma la parola è fatta per essere contagiosa, per contagiare. Ecco il focolare. Ma chi sta intorno al focolare? La famiglia. E allora dicevo, allora bisogna ricostruire la famiglia, immagine di Dio Trinità. E chi più di voi che avete questa spiritualità del focolare familiare? Ricordo sempre, e da allora ho partecipato molti anni agli incontri dei vescovi, un vescovo molto legato ai focolarini insieme al vescovo di Pompei, che adesso sì, sta, c'è la causa anche di beatificazione per lui. Lui ha accettato che io fossi ordinato vescovo a Pompei nel santuario, mi ha regalato l'anello della Madonna, ce l'ho molto prezioso. E una messa crismale mi incontra e fa: ho sentito che anche tu vai a riscaldarti al focolare. Allora questa espressione mi ha sorpreso e mi ha gratificato. Il focolare deve riscaldare. Oggi purtroppo abbiamo i termosifoni, riscaldano anche, ma non sono punto di aggregazione, non ci si può mettere a discutere vicino a un termosifone. Ricordo a casa mia, noi stiamo a Potenza 900 metri, anzi in casa mia 950, e quindi spesso freddo e fa neve. Quando entrava qualcuno, o anche noi, mio padre la prima cosa: mettiti vicino al fuoco, mettiti vicino al fuoco. Quindi più si era vicini e più si sentiva non solo il calore del fuoco, ma il calore umano. E si parlava di tante cose. Ora, se io ho da dire, e lo leggerò ovviamente, non ho avuto la costanza di leggere tutte le parole di vita, ma c'è fratello Marcello che ha questo compito qui proprio a Cosenza. E se un compito che un vescovo vi può affidare è: trovate il modo perché le nuove famiglie riscoprano il sacramento delle nozze, perché da lì parte tutto. E le nuove famiglie, i nuovi genitori devono essere i veri catechisti. Io ho detto sempre al loro: sogno nel senso che spero che sia così, io forse non lo vedrò, ma certamente sarà così. E cioè che il catechismo non si faccia più in parrocchia, ma in famiglia. 4-5 famiglie, un palazzo, si riuniscono, i genitori preparati, cioè che vivono la fede, che possono preparare i figli, come li preparano alla scuola, alla vita, alla salute, li possono preparare anche alla vita spirituale. E questo è uno degli obiettivi della Chiesa. Ecco, il Concilio ci ha detto che la Chiesa è il popolo di Dio, ma è ovvio che quando nascono nuovi gruppi, specialmente prima del Concilio, nasce subito il conflitto tra istituzione e carisma, come fu per Francesco d'Assisi, come per tutti. Perché? Perché la Chiesa deve accertarsi che ciò che sta nascendo sia ecclesiale. E oggi noi vediamo quanti gruppi nascono, ma poi muoiono, perché non hanno radici ecclesiali, cioè evangeliche, perché non vogliono mettersi sotto la parola, no? San Paolo dice: vi affido alla parola. E forse voi che avete questo stile di vita della parola, ecco, la dobbiamo frequentare di più la parola. Allora capiremo che anche Gesù, quando disse a Francesco, dice: sì, tu hai ragione, la regola, scrisse la regola solo Vangelo,
Ma poi arrivarono a 5.000, lui vivente, dice: come vivono questi? Come si comportano? Cosa devono fare? Dove devono andare? Un minimo di istruzione. Poi c'è la radicalità da ambe due le parti, e lì è l'obbedienza che vince e che fa i santi. Nessun santo, specialmente fondatore, ha disubbidito alla Chiesa, anche quando gli ha chieste cose durissime, ma era la prova, era il Calvario, era il cammino verso la croce che poi doveva sfociare nella risurrezione. O ci crediamo o non ci crediamo, questa è la strada. La strada di Cristo è la strada della croce, l'unica strada, è la strada dell'obbedienza. E allora quando vengono, faccio un esempio concreto, giusto per imitare San Paolo, no? Modestamente. Allora, noi abbiamo avuto molti cambiamenti in diocesi, di parroci, tanti. Ecco, ovviamente c'è anche un po' di malumore nei fedeli e nei parroci, e quindi motivo di sofferenza. Ma molti cristiani, quando un parroco sta lì da 30, 40 anni, 50 anni, vengono a lamentarsi: adesso cosa succederà? Il Signore è sempre lo stesso. Cambia il parroco, cambia il vescovo, ma il Signore è sempre lo stesso. No, non ci fate questo, non ci punite, non ce lo togliete. Insomma, dopo un anno, l'esperienza di tutte le comunità, tutti i paesi, dopo un anno, dobbiamo ringraziare il Signore perché ci ha mandato veramente. Di com'è? Prima che lo toglieva il vescovo, adesso che le cose vanno bene, il Signore è sempre il Signore. È sempre il Signore, questo che non c'entra in testa. È il Signore che ci sta mettendo alla prova. È sempre Lui, si serve oggi di me, domani di un altro, ieri di un altro. Però quello che fa la differenza è l'obbedienza alla Chiesa. Cristo ha obbedito al Padre e ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, cioè dalla sofferenza. Vuol dire che al primo posto è l'obbedienza, la si impara soffrendo. E poi, giustamente, l'epilogo con amore. La sofferenza, l'obbedienza è perché io amo Dio, amo la Chiesa, amo questo posto. E per amore una mamma è capace di portare il bambino anche all'ospedale a fare un intervento. Ma noi bambini cosa pensa? Quanto è cattiva mia madre, mi porta a soffrire. Mi porta a fare iniezioni, tagli, sofferenza, non mangiare. La mamma vera ha il coraggio anche di veder soffrire, ma sa che quella sofferenza porterà qualcosa di più grande. Ecco, allora questi santi carismatici, fondatori, li ha guidati lo spirito, non uno spirito diverso, giusto? Lo stesso spirito, però la comprensione è diversa. Lo Spirito parla a tutti noi, ma ciascuno di noi lo comprende in maniera diversa. L'importante è non essere chiusi. L'importante è non chiudere il cuore, perché uno ci può mettere più tempo, un altro di meno, ma la chiusura significa arrendersi. E allora l'invito che io vi faccio, dato grazie per aver curato questo bel volume che diventa nutrimento per tutti, ma l'augurio che vi faccio è di non chiudervi mai lo spirito, mai, anche nei momenti più difficili, soprattutto i momenti familiari, di non dire mai basta, è finita, di riprendere. Ma anche qui, scusate una parentesi, noi stiamo avendo molti processi brevi, perché ho visto che l'unica risposta per persone che non hanno più speranza e sono credenti e vogliono vivere una vita cristiana, vogliono rifarsi una vita, è questa, quando ci sono tutte le condizioni. E proprio stamattina ho incontrato una persona e ho detto: ma com'è possibile che dopo pochi anni voi vi siete lasciati? Che ci pensa? Noi non sapevamo cosa andavamo a fare, noi eravamo per la convivenza, poi i genitori sono andati dal parroco, il parroco ha detto: ma dai, che ci perdete, ma fate lo sto matrimonio, quasi a dire tanto. Noi siamo pochi,
nel popolo di Dio, ma abbiamo una grande responsabilità e ce la dobbiamo prendere tutta e rimetterci nell'obbedienza alla parola, perché si ricomincia un cammino di consapevolezza nella Chiesa. I cristiani sono chiamati ad essere lievito. Voi avete visto mai un impasto fatto solo di lievito? No, lievito è pochissimo, la pasta è tanta. E noi siamo chiamati, però se non facciamo il lievito, cioè se non diamo vita attraverso la nostra testimonianza, è stato detto bene, io devo dare una testimonianza, l'ho conosciuto il papà di una persona straordinaria. Noi stiamo dicendo adesso per i sacerdoti di farsi una regola di vita, lui ce l'aveva: a quell'ora la preghiera, a quell'ora il rosario, a quell'ora il lavoro, a quell'ora lo studio, a quell'ora il computer, era uno moderno, lavora al computer e poi di nuovo con e poi completa. Ecco, i cristiani convinti, veri, coerenti, che sanno far diventare fatti le parole che hanno ascoltato quando vengono dalla parola. Allora vi consiglio questo messaggio: abbiate cura della pastorale familiare. Noi abbiamo speso 3 anni a parlare della famiglia e speriamo che attraverso di voi, soprattutto con la vostra spiritualità del focolare, dell'amore, della comunità, possiate riprendere un cammino interrotto. Il progetto di Dio è quello, è la Trinità. E tutto quello che crea, lui lo crea a sua immagine, e cioè trinitario, comunione. Comunione che circola nell'amore, vive nell'amore reciproco, che non significa non avere problemi, non avere prove, anzi ne avremo di più, però stiamo sulla strada giusta. Auguri a tutti voi e grazie.